condividi, Ian. Subito. Buongiorno a tutti. Ciao. Non c'è nessuno. Possiamo anche chiudere la diretta. Tra l'altro tu hai messo il TP3. Ma hai visto che c'è scritto U. Hai visto? Aspetta che non so manco dove sta piattaforma. Eccolo No, nel Military and Planning hai messo che ha fatto il TP3, giusto? qua. Ma ci hai messo una scritta lì. Che non è TP3. wow. Sì, non è wow. Quello che c'è sopra. Ah, la vignetta. Oh, è un'esclamazione. Vuol dire chi? Può anche essere chi l'ha fatto. E chi l'ha fatto? C'è Ma stata un'esclamazione. Che... Peccato che mi ha chiesto poi il tipo l'affare, il restante sites. Oggi è proprio vacanza per tutti. Ma sì, mi sa di sì. non c'è nessuno oggi. Facciamo un long. Qua sotto facciamo un serve. Anche questo serve è pericolosissimo perché sono tutti dei tecnici di swing. Buongiorno a tutti. Ciao ciao. Buongiorno. Buongiorno Ian, buongiorno Marco. Piccolo rivaccio, possiamo anche pensare. Queste piste qua sopra. Dobbiamo ancora scendere e fare questo buco, l'SP. È salito tanto. Questo è Riscende. l'SP. Esatto. Vediamo. Il DAX, anche il DAX è salito tanto, potrebbe riandare a prendere un po' questi buchi. L'operatività di oggi è benché fatta. Abbiamo sofferto un pochettino nella partenza di stamattina, si è preso qualche stoppino, poi con questo long abbiamo recuperato gran parte della nostra operatività. Esatto, l'abbiamo tenuto fino più o meno qui, che siamo andati su, abbiamo preso anche il TP3, poi dopo abbiamo messo lo stop a pari più o meno qui e poi siamo andati indietro e è finito. Se lo mettiamo qua sotto lo stop eravamo ancora in guadagno, purtroppo l'abbiamo messo qui sotto e se l'ha preso.
Vediamo che si può fare adesso. Hai modificato ancora il pannello? Ah sì, poi vi spiego che cosa. Non è, in realtà non è che ho fatto un granché. No, perché vedo che il pannello lì che tu hai i verdi e i rossi, invece noi li abbiamo tutti verdi. Mi sono dimenticato di mettere la posta. Scusa. Ah beh, era per quello, va. Ok. Sì, ho fatto una modifica un po' dappertutto. Quando vi spiegherò. Certo, va bene. Ascolta, nel pannello mai ordini parziali, sì, quando per caso tu tieni due o tre operazioni aperte, sì, dopo tu ci vai da una parte, vai dall'altra per riuscire a verificare come, esatto, in automatico non si riesce a far vedere sempre, se è possibile, quello che hai impostato? Eh no, perché lui fa sempre, è sempre questo quello che ha impostato. Cioè. Sì, ho capito, però tu tante volte tu fai un'opzione, dici anziché punti stop loss, anziché 2000 ne voglio 3000, di BE ne voglio 5. E non c'entra, è sempre quello lì, è quello che è attuale. Hai capito? Non è che su una vale 2000 e l'altro vale 3000, è sempre l'ultima quello che vale, quella che, sì, c'è scritta lì. No, non hai capito, mi sono spiegato male. Allora, tu adesso sei sull'1. Sì. No? Perfetto. Sei sull'1, questo va, e non c'è niente da fare. Nel frattempo hai impostato anche il 2, perché come è successo qui, ipotesi, hai messo l'1, l'entrata, il TP1 e il TP2. Sì. Hai fatto una salita, no? Benissimo. Facendo questo, però nel primo gli hai detto che lo stop loss... No. Lo stop loss non è il primo, secondo, è sempre quello che c'è dentro qui. Se mi fai finire, forse riesco a esprimere. Allora, tu dici, il primo, io voglio uno stop loss che sia a 500, il secondo voglio uno stop loss che sia a 200, e il terzo voglio uno stop loss a 100. No? Io continuo a dire, e quindi tu che hai... non è così. Aspetta. Lo stop loss, questi qua, non sono riferiti a 1, al 2, al 3. Sono riferiti alla base. No, lo so. Sono riferiti a tutto. A tutto. C'è solo uno. C'è solo un punto di stop, un punto di take profit, un punto di trading profit. Solo uno ce n'è. Capito? Non è che ce ne hai due, ne hai tre, ne hai sempre solo uno. Va bene. Posso modificarne uno alla volta? Sì, ma se io sono qua e ho messo 300, vado qua, sì, ci metto 500... Sì. Se torno sul 2 è sempre 500, capito? Sì. È sempre l'ultimo che vale. Esatto, esatto. E quello l'ho capito, ma difatti la mia domanda era completamente diversa. Era, nel momento in cui mi entra il primo, il secondo e il terzo, c'è possibilità, a prescindere dalle righe, perché dopo ti diventano tantissime righe con tutti i vari, le varie combinazioni, c'è la possibilità di vedere ogni posizione, lo stop loss, tutto quanto, o devi andare solo sotto dove hai l'ordine? Non ho capito. Allora, tu nel... Aspetta, Faccio così, guarda. Allora, metto... Aspetta, no, ma senza, evitando di fare tutte le cose. Allora, questo è il numero 1, no? Perfetto. Qui ci hai messo 300. No, diciamo no, del... no. No, no, ho messo, questo, continuo a dirti che non è sull'1 ho messo 300, no. Allora, se mi fai finire, posso parlare. È 300. Se mi fai finire, no? Tu, se nella posizione 1, io voglio un 300 di BE, sì, giusto? Quindi metto 300 BE, poi ci metto 1000 trailing, 2000 vabbè, TP, 1000 cose, e poi gli do l'ok. Sì. Poi passo al 2. Ecco, aspetta, poi passo al 2. Il 2 voglio un BE a 1000. No, non puoi. Non lo posso fare? No, allora, non ho ancora capito. Questa cosa qui, è tu, qualunque operazione va con questa cosa qui. Tu, qualunque operazione va con questa cosa qui che stai vedendo. Se metto 500, se metto 300, se metto... qualunque operazione, che io vado sul 5, sul 4, sul 3, sul 2, sempre con lo stesso va, perché questo è
la macchinetta legge questi numeri qua e, a seconda di dove sei, legge questi numeri qua. Non che tu, se tu li cambi per tutti, non li puoi cambiare per uno, li puoi cambiare per tutti, capito? Quindi quando io dico che voglio in uno non voglio il BE, non puoi, e in altro invece voglio non il BE, puoi. Non posso. Questo è tutto. Questo qua ti dice semplicemente puoi cambiare, tu in teoria tu dovresti fare un'operazione solo alla volta. Ah, ok. Qui abbiamo detto, quindi possiamo anche fare 3 o 5 operazioni diverse, benissimo, però il BE, cioè quello che lui va a leggere quando va a prendere un ordine, è questo che c'è qui dentro. Naturalmente tranne l'ordine, perché l'ordine è già finito, quindi è già fatto. Però tutto il resto è tutto, tutte queste cose qua, sono i limiti che lui si mette. Ma non i limiti per ogni Magic, assolutamente, è per tutti i Magic. Eccola, no, per era quello che Magic mi serviva a capire. Per tutti i Magic. Non è che ogni Magic ha i suoi, se no dovresti avere qui, dovresti avere le proprietà per ogni Magic, no, assolutamente impossibile. No, no, non era quello, cioè io pensavo che tu impostavi il primo Magic lo impostavi in un modo. Il secondo Magic lo potevi impostare in un altro, no? Certo che no. Certo perché che no. Se io dico nel primo non voglio il BE, nel secondo voglio il BE, allora pensavo il primo può andare avanti senza BE, il secondo invece ha il BE. Invece da come potremmo, ho capito, anche provare nel momento che lo metto, provarla, io la vedo dura a fare. No. Provare, Marco, la mia non era una domanda di farlo, la mia era per capire come funziona, perché mi sono ritrovato delle posizioni che mi chiudeva, che non dovevo chiudermi, perché ero convinto dell'altra cosa, cioè nel momento che io metto l'1 chiusa parziale BE, il 2 solo BE e il terzo solo trailing, per dire, e invece quando andavo poi a modificarne uno, mi va a modificare tutti. Ah certo. Ah, ok, ho capito. Questa era la mia questo domanda. Questo qui va a leggere questa cosa che c'è scritto qui. Costantemente. Esattamente. Okay. Anche perché sennò diventa veramente un... No. Fine. Oddio, si potrebbe anche provare a farlo, Il problema è quando chiudi tutto devi ritornare tutto quanto in default. Boh, non lo so. No, la mia è stata proprio solo ed esclusivamente una domanda per capire... Si può provare. Il funzionamento. Potrebbe essere una prossima release. Potrebbe essere una release. Sto pensando adesso come farlo. No, adesso la mia serviva solo per riuscire a capire. Cioè, adesso, praticamente, ecco perché voi scrivete 300 e lui tutti quanti diventano 300 i BE. Capito? Ah, ho capito. Capito? Bene. Tutti quanti, cioè lui va a vedere in questo momento, poi se tu 1500 cambia, però potrebbe essere una cosa interessante. Quello che avevo capito io invece, ecco dov'è che io facevo gli errori, dicevo come mai mi fa così che non dovrebbe, E poi dopo invece vedevo che mi andava a chiudere a BE1, mi andava a chiudere quell'altra e dicevo come è possibile, cioè io gli ho dato un impostato, una cosa del genere. Ecco dov'era il mio dubbio ed ecco perché alcune che dovevano rimanere aperte me le sono ritrovate chiuse. Perché nel momento in cui io... L'hai chiuse bene, poi va bene. No, alcune no, perché mi aveva fatto, ma quello che volevo dire, ad esempio io in una... Come ho detto, ho fatto delle chiusure e gli ho cavato i punti di stop loss, gli ho cavato tutto perché ho messo un lotto molto piccolo, hai capito? Certo. E per lasciarlo andare, no? Certo. Allora me li ritrovavo che si chiudevano. Ecco perché dicevo, com'è possibile? Io non li ho chiusi. Ok, va bene. Mentre sto parlando con te, sto pensando come fare. No, beh, vai pure con calma. Ok, grazie. Sto pensando come fare a farlo. Che si potrebbe anche pensare di fare... Si potrebbe pensare.
intanto siamo ancora tutti long, anche se qua ormai abbiamo finito un po', mi sa che. Lo short qui la vedo dura, il long qui mettiamoci ancora il long qui, va. Naturalmente noi abbiamo fatto TP1, TP2, TP3, in teoria il nostro lavoro è finito, eh? Che sono comunque quasi 50 punti di take profit, quindi insomma. E io qui sono già pronto a fare un buy. Anzi, faccio un buy. Una pazzia assoluta, però la faccio. So che lo stop è piccolino qua sotto. Siamo in un mini trend short, noi facciamo, abbiamo fatto il buy, perché comunque siamo tutti long, quindi questo buy ci può stare, eh? Abbiamo messo lo stop abbastanza alto, cioè lungo, quindi insomma abbiamo un po' di respiro, e se lo prendiamo, ricordatevi sempre prendere lo stop, non cercate di toglierli o spostarlo qua sotto ancora. Avete messo uno stop, se l'avete messo c'è sempre un perché, lasciatelo lì, non cercate di cambiarlo. Naturalmente non è partito long come pensavamo, quindi attenzione, magari si torna indietro, chiudiamo metà posizione e così al posto di perdere tanto perdiamo meno. L'importante per noi è che mettiate sempre lo stop adeguato, tranquillo, che non vi fa paura. Questi sono 6 punti di stop, quasi 6,5. Lì siete sicuri che non perdete un'esercitazione. Questa è la cosa principale per noi, almeno. Via, finito. E qui dobbiamo decidere di quando fare lo short. O lo mettiamo qui, come ha detto lui, ma qui sotto ci sono tutti questi punti di swing, quindi la vedo difficile. Guardate che ci poteva ancora stare il long. Qui c'è tutta una selva di problemi. L'ideale, naturalmente, a fare lo short è qui, quando rientriamo nella baluaria. La baluaria sicuramente è il posto giusto dove fare le cose. Però abbiamo ancora tutto questo buco, vogliamo fare lo short, lo rimettiamo qua sotto. Io non lo farei, ma facciamolo. Lo stop naturalmente qua sopra, quasi 6 punti di stop, eh? Ripeto, questo short, insomma,
poi magari questo ci dice, ci anticipa un po' l'entrata short, l'entrata, non lo so, bisogna vedere un po' come siamo messi. Gli scambi comunque sono molto piccoli, siamo a dicembre, quindi insomma è difficile tradare oggi. Per assurdo, sta, tra virgolette, poteva andare bene l'operazione che abbiamo appena appeso lo stop. Santo rap, mi si è intrecciata la lingua. Allora, oggi vi ricordo che quando finiamo in giornata vi passo il nuovo, tra virgolette, indicatore free, che è l'80-20. Poi da lì l'80-20 è un pattern, che sono diverse modalità di tradarlo. Esatto. Andate a vedere su internet. Ne trovate diverse. Io tra tutt'altro modo, però. Sì, il nostro, noi abbiamo anche l'80-20, è gratuito, abbiamo anche, diciamo, un 80-20 modificato. Il borderline, però, abbiamo chiamato. Esatto, borderline, che è una cosa un po' diversa, con dei filtri particolari, perché noi usiamo, lo usiamo non proprio nella moda, nel modo classico in cui si usa l'80-20. Ma abbiamo un modo tutto nostro particolare, un po' più... anche tra virgolette aggressive. Siamo sempre lì, ci siamo inchiodati di nuovo, piano più purtroppo. Tutto sommato, oggi vi ripeto, stamattina si è partiti un po' in sordina, anzi con un po' di sofferenza, e poi con questo TP3 abbiamo recuperato gran parte della nostra, sì, dei nostri schiaffi mattutini. Ora stiamo aspettando se fare lo short qua sotto, naturalmente un po' aggressivo, dobbiamo aspettare la freccia rossa grande, c'è solo quella piccola, però vabbè, diciamo che probabilmente questo short lo dovremo mettere qua sotto, molto più tranquillo. Anzi, mettiamolo di sotto, per non anticipare. Mettiamo qui per così non anticipiamo. E lo stop loss sempre qua sotto. Lo stop loss diventa un po' lungo, a 10 punti, però cercheremo di andare almeno fino qui. Se ce lo permette. Se ce la permette, però se diamo un'occhiata, allora, come diciamo sempre, la piccola dashboard in alto a destra ci fa vedere la correlazione con gli altri mercati. Sono tutti long, sono tutti long. La dashboard piccolina, forte e debole, ci dice che il trend forte è quello, è long, il trend debole è iniziato a shortare. Quindi se vogliamo fare uno short dobbiamo stare attenti nel farlo, e il long siamo a favore di mercato. Sotto c'è lo sponsorino insieme. Dopo c'è la piccola dashboard in basso, piccola, più grande, la più importante, che serve per la gestione del trend del trader. Da lì ci mettete le operazioni,
La prima parte è la dicitura della size, quindi quando vogliamo entrare al mercato, a seconda del nostro portafoglio. Poi quei tastini raddoppiano quello che c'è scritto o lo moltiplicano o lo dividono. Sotto possiamo, le entrate possiamo mettere a zero per entrare diretto, o se no andiamo a scrivere pure là sopra. O col mouse possiamo rilevare qualsiasi livello sul grafico. Così non dobbiamo neanche impazzire a scrivere. Vedete come Marco tocca a qualsiasi punto del grafico come cambia il livello. Automaticamente. Lo E da metto là fate pure. l'operazione al mercato. Se voglio andare qua, clicco qua e lui mi ha puntato questo livello. Scusate un attimo. E poi i punti di stop loss e take profit sono punti, non sono pip, non sono punti di DAX, ma sono punti del grafico. In questo caso il DAX, 100 punti di DAX è un punto di DAX. 100 punti di grafico è un pip di DAX, anche se non è corretto dire pip. Ecco, ce la sta quasi prendendo, avete visto? Si doveva mettere un po' qua sotto, era meglio. Però non ce l'ha preso, Era meglio metterlo sotto questo punto di swing, avevamo un po' di spazio per fare lo short. Però ci siamo messi molto lunghi con lo stop, quindi lasciamolo qui e cerchiamo di andare fino a qui. Il nostro target è questo qua. 16 punti e mezzo di target. E proviamo anche a togliere il BE. Così se entra, non andiamo a BE, cerchiamo di andare a prendere il nostro target. Ecco qua, è entrata l'operazione. Se l'avevamo presa qui forse avevamo già preso i 3 punti, ma noi ci siamo messi qua sotto. Cerchiamo di andare, ripeto, fino qui. Probabilmente adesso inizieranno a shortare. Se si riuscirà a rompere questo livello qua, potremmo iniziare. Magari cambia anche il trend, che questo qui normalmente prelude un cambio di trend. Poi avremmo dovuto metterci qua sotto. Ha iniziato a dire che forse ci potrebbe iniziare a essere uno short. Abbiamo anticipato un po', Naturalmente noi dovremmo aspettare la freccia rossa, questa qui freccia, la freccia grande rossa, Noi non l'abbiamo aspettata. Eccomi qua, scusatemi. Anche il Dow Jones inizia, vedete? Anche il Dow Jones inizia a dire che probabilmente possiamo andare short. Pian piano, vedete? Ecco l'entrata qui sotto, quindi se finisce così, questa entrata non era sbagliatissima. Ma vedete che finché non finisce la candela e non c'è la freccia rossa, per noi ancora non è entrata, Questa entrata ancora non c'è.
Quindi siamo sempre lì in dolce attesa. Vediamo un po'. Esatto. Abbiamo messo uno stop alto, se lo prendiamo, amen, comunque. Abbiamo messo alto perché vogliamo per forza andare fino a qui, eh. Quindi abbiamo tolto le chiusure parziali, abbiamo messo solo il training stop, eh. Come sempre, quando eravamo qua potevamo chiudere l'operazione magari anche con un piccolo guadagno e ci rimettiamo short qua sotto, perché la cosa ideale è mettere qui o aspettare la freccia rossa. Non l'abbiamo fatto, quindi stiamo lì. Prendiamo lo stop, molto importante, sempre avere lo stop in macchina. Preso lo stop, okay. Accettate sempre lo stop, accettatelo sempre. Come consiglio, qua ogni volta che vi mettete a mercato dovete ragionare prima sulla perdita e poi sul guadagno. Esatto. Se facciamo un long qua, lo stop qui sotto, ok, posso prendere 20 punti, magari ne perdete solo 7 e mezzo. Avete messo un bello stop, deve superare tutti questi ostacoli, non è un problema, ok. Dovete sempre cercare di capire dove mettere lo stop, poi il target si verrà dopo, però lo stop è molto importante, perché se non mettete lo stop rischiate di perdere tanto capitale. Adesso l'SP c'ha un bel vuoto volumetrico che si potrebbe riprendere. Probabilmente noi spesso andiamo a vedere queste cose qua, eh? Siamo qua su, qua sotto si potrebbe prendere un vuoto volumetrico, anche l'SP c'ha dei bei vuoti volumetrici qua, però per ora è ancora long. Tra l'altro c'è questo POC qui, vedete il POC di ieri da prendere, eh? L'SP, il suo target è questo qui, eh? Poi c'è questo qui, sono due target che ha il nostro indicatore dei profili, fa vedere i POC ancora da chiudere e quelli invece già chiusi. Ne ha uno qui sotto, uno qui e uno qua, eh. Qua sopra c'è quello, questi due qui sono ancora da prendere, vedete, giallo e giallo. Ancora lì, tra l'altro questo è anche un POC di un giorno indietro, eh? Di questo giorno qua, vedete, stesso livello addirittura. E qui che vogliamo fare? Ma se andiamo qua facciamo lo short, se no stiamo lì. Siamo in mezzo a niente, non conviene fare nulla. A volte dobbiamo aspettare. Tradare sul minuto sembra una cosa velocissima, si fa velocemente, ma in realtà ci esce un caffè, una cioccolata, un tè. Dow Jones di nuovo dice che
Intanto sono ancora tutti verdi, questo è ancora tutto verde, quindi lo shot non è da fare, o almeno non adesso, Poi probabilmente se scendiamo qua la freccia rossa comparirà, la freccia rossa, quindi anche lì dobbiamo fare un po' attenzione a cosa fare. Una buona entrata qua sotto, vedete, quando rientra nella baluarda. Questo è un modo come un altro per fare qualche operazioncino, prendere pure qualche stoppino, mentre la macchina ci dice la veramente da che parte dobbiamo buttare. Sempre long, noi siamo sempre long, vedi, tutto long, quindi lo short non è da fare. Noi lo facciamo perché così giocherelliamo un po'. Per lavorare. Esatto. Naturalmente... io sono matto e voglio fare per forza lo short, quindi vado qui e faccio uno short e ci indovinerai. non è detto e ci indovinerai, guarda. non è detto no, beh, lì c'è il discorso degli swing che ti danno l'input, vedi? Diciamo che nella nostra scuola noi facciamo insegniamo un po' di queste cose qua, ecco, chiamiamola così. Era abbastanza facile da fare, però no, qualche volta dato che non lo, come dico, dato che non l'ho fatto io, sicuramente riesce. Io sono come Mario, facciamo il contrario, è perfetto. Allora, poi ricordiamo che siamo sempre long, quindi il long qua ci sta bene, Appena fatto lo short e questo non ci sta anche bene, perché comunque siamo sempre long, quindi lo short è proprio da fare attenzione, il long ancora ci sta tutto, anche se abbiamo già visto che qua sotto ha messo la freccia, rossa, quindi vuol dire che il trend long sembra un po' esausto e quindi lo short si faceva bene, però vedete, fatto lo short potevate fare il long tranquillo, proprio sempre soliti 2 punti, 3 punti, chiudevate tutto, Io in questo momento sicuramente metto uno short qua sotto. Come metto, ho messo un long qui, uno short qua sotto, anche sotto R1. Ci sta bene, Ma il long è un po' alla posizione in cui siamo, è un po'. Sembra un po' rischioso. Boh, io vedo ancora la possibilità ancora di farlo ancora, di salire ancora. Ciao ragazzi. Buongiorno, Danilo. Allora, qui dico la mia molto rapidamente. Questo è un livello che se viene rotto farà rapidamente 30-40 punti in su, però deve romperlo. Questo è un punto, è un livello abbastanza importante, È difficile da rompere, sicuramente. No, c'è la possibilità, perché c'è un bel buco sull'SP, quindi diciamo che a forza di picchiare lì contro già 3-4 volte che ci picchi, magari potrebbe anche romperlo in modo violento, Sì, è un po' che siamo lì, Ho già provato una volta. Se guardiamo anche deve romperlo
meno di 8-10 punti, 2-3 punti dicono nulla. Siamo qui, comunque deve rompere questo muro qua, vedete? Sì, siamo sì. Qui. Deve bucare e andare a fare questo pezzo qua, vedete? Andare a fare questo poke che sta qua sopra. Che sarebbe una bella... un bel buco, Ci sono almeno una quarantina di punti da prendere in modo... Addirittura anche 80, volendo. Sì, sì. Però deve romperla, naturalmente non è facile rompere qui, Beh dai, ecco, gli mancano ancora una cinquantina di punti da fare oggi al DAX per stare nella media. Sì. Senti, questo è l'ATR a 5 giorni, il massimo dell'ATR a 5 giorni, quindi siamo ancora... abbiamo appena sorpassato la TR 5 giorni, quindi ci può ancora stare 50 punti su, ci possono stare tranquilli. Comunque il grosso muro ce l'hai a 13.400. Può essere, ma noi almeno guardando le opzioni da 300 a 400 lì. Facciamo tante di quelle operazioni da far paura, cioè 100 punti. Se facciamo 100 punti di long, noi siamo già a posto. Oh sì. Noi abbiamo messo il nostro longhettino qui, abbiamo messo lo short qui, ora aspettiamo. Che decida. Esatto, aspettiamo diciamo la freccia rossa, se arriva, se no continua ad andare long. Anche l'Italia adesso sta dicendo che potrebbe anche cercare di shortare. È andata long fino adesso. Il Dow Jones dovrebbe iniziare adesso a andare giù. Ah, tra l'altro mi sa che sul reale il Dow Jones è lì, che anche lui sta per scendere un po' giù, un po' su. Oggi siamo fermi, poi domani magari. Domani si fa. O magari anche tanto. Solo tra 10 minuti, quando chiudiamo, tipo ieri. Che esatto, dopo succede sempre così. Beh, vabbè che le 11, come ti ho detto, dalle 11:30, 11:30, mezzogiorno, tende sempre ad avere questa... Non so neanche se ci sono delle... Aspetta, vado a vedere se ci sono delle notizie oggi. Delle NEVS. Andiamo a vedere. No, le hanno già fatte tutte, quindi non c'è niente oggi. Fino a domani. Virgin Galactic è sprofondo dopo fallimento del test. Sta cercando di rompere. Dai che stavolta ce lo fa. L'ha preso. Naturalmente noi abbiamo il nostro stop qui. Eccolo. Vai con Dios. Magari lo mettiamo anche un po' più. Lo mettiamo Dios. Chiuso metà posizione, vedete? E ho messo lo stop a pari. Intanto l'altra, quello short è finito perché naturalmente siamo in oco, quindi ha preso l'entrata e chiuso quella short e siamo lì. E io ad esempio con il Magic 5 qua sotto faccio già uno short, mi posiziono già per fare uno short, ok? Se torna giù, se no invece siamo qui, abbiamo preso 4 punti, 5 punti, 4 punti.
torna indietro, mano, finito. Potete anche chiudere tutto, con 5 punti su un massimo così potevate già chiudere e magari rimettervi sopra questo massimo qui, Ma noi aspettiamo che faccia i famosi 80 punti. I 100 giornalieri. Beh, se recuperate tutto quel buco lì, l'SP. Ci potrebbe anche fare, Intanto, mai dire mai. Siete già 8 punti, 9 punti. Già qui potreste chiudere metà posizione, Avete preso 9 punti, 9 punti qualche cosa. Chiudere un'altra metà posizione e andare in training stop. Non è brutta questa cosa, Se andiamo qua sopra, magari il sell lo mettiamo proprio qui sotto. Il parco boy sta soffrendo adesso sotto di ciò. Siamo a 10 punti, andiamo in training stop, Mettiamo sul Magic 1, così vai in training stop, vedete? Questo qui è lo stop dello stop di questo short, lo mettiamo lì sopra. Questo è il training stop. Io forse voglio chiudere in metà posizione, ho preso 13 punti, 16 punti in chiuso, metà posizione, siamo sempre lì, possiamo anche togliere il training stop, togliamo il training stop e lo facciamo e mettiamo, correre. Esatto, lo facciamo, magari lo mettiamo qua sotto, tanto abbiamo una posizione molto piccola, quindi possiamo tranquillamente farlo correre. Okay, se corre, se no lo si marca stretto e a un certo punto ce ne andiamo. Esatto, per lui stiamo ancora andando su, quindi 22 punti. Questo è sempre tutto long, quindi ci sta. Il long ci stava bene, l'abbiamo detto, è tutto long, quindi... Oppure possiamo addirittura mettere un training stop molto più piccolo, volendo. Adesso mettiamo a 10, ma possiamo anche metterlo a 5, Così appena torna indietro prendiamo lo stop, Decidiamo noi come fare. Io direi che dopo una salita così si potrebbe anche la discesa. Altri 20 punti, Marco. Sì, 20. Aspettiamo 20 punti. 20 punti, poi si chiude. Allora facciamo una cosa, questo stop togliamo il training stop e lo mettiamo giù. Lasciamogli un po' di spazio per respirare, tanto abbiamo una posizione molto piccola, il grosso l'abbiamo già fatto, aspettiamo che se vogliamo andare per forza fino là, andiamo fino là, non è un problema. A R2? Sì, sì. R2 sta qua, Sì, punto. Dopodiché corrisponde anche con... Quanti ci sono? 30. 35 punti. Sì, deve farne 80, per cui è un attimo. È un terzo. Vediamo un po' dove siamo già qui. Siamo già qui, Deve arrivare fino qui, Cioè, non è che deve arrivarci, Però noi pensiamo che fino qui ci potrebbe arrivare. C'è un po' che è vergine. E quindi... anche anche l'SP c'è questo un po' vergine qui, quindi ci può stare. Il
intanto abbiamo fatto 20 punti. Lo shot di questo qui lo posso anche chiudere. Lasciamo solo la nostra operazione in Magic 1. L'importante è che vi rendiate conto, quelli là sono 5 numeri magici. Ogni numero magico, come abbiamo detto prima, ha una sua vita propria, ha un nome e cognome proprio. Quindi, per andare a vedere, dobbiamo sempre tornare sulla casellina, se no quello sta fermo. Esatto. Se io ad esempio vado sul Magic 2 e metto il trading stop, qua non si muove, il trading stop non si muove, vedete? Se torno sul Magic 1, allora si sposta. Ok, questo è molto importante da capire. Era quello il dubbio che avevo prima. Esatto. Era quello che mi succedeva prima. E comunque tu devi sempre stare su. Se io metto un training stop qui, ma non ci sono sopra, lui non lo sente. Esatto. Certo. Lui non lo può sentire. Abbiamo messo uno stop qui perché vogliamo andare fino qua su. Un po' di pazienza ce lo possiamo pure permettere perché le operazioni vanno cotte e mangiate. Direi che insomma questa operazione è andata molto bene. Poi sta a voi, appunto, ripeto, decidere. Potete anche decidere che chiudete l'operazione qui e la riproponete qua sopra, perché abbiamo detto che vogliamo andare per forza fino qui, ma non è detto che per forza dobbiamo andare a partire di qua e andare fino là, possiamo chiudere qui e ripartire qua sopra, oppure rimettiamo un long qua sopra, ok? Il take è questo qui, lo stop lasciamo lì dove è adesso, non è un problema. E cerchiamo di riprendere mentre questa lì continua di vita propria a entrare e uscire quel che deve fare. Noi cerchiamo da qui con il Magic 5, quindi un altro Magic, quindi un altro modo di gestire, e andiamo a cercare di prendere questo. Abbiamo sempre il nostro parziale a 3 punti, quindi o volendo potremmo anche, se arriva fino qui, fare un long diretto, quindi mi chiude questo qua perché siamo su Magic 5, mi chiude l'ordine pendente e mi parte con un ordine diretto, Guardate, ho fatto un'entrata buy diretta, ho tolto lo stop, l'ordine pendente. Naturalmente se arrivo qua sotto chiudo subito, se no ho guadagnato poco, chiudo tutto, potete fare quello che volete.
ti dice che non si può fare lo scalping con l'MT4, come vedete si può fare tranquillamente lo scalping con l'MT4. Beh, si riesce a fare perché hai questo sì, discorso certo. Qui, che se tu arriverai a perfezionarlo come si è parlato oggi, diventa un bel macchinozzo questo, eh? Eh sì. Ma questo tutto là sta col macchinozzo che si riesce a giochicchiare bene. Già no, avete visto? Appunto, no, ti sto dicendo che se riesci a fare anche quell'altra valutazione lì, se ci riesce ovviamente, diventa una bella avventura. Certo. Perché dopo quasi tutto inizia a essere una grossa mano, diciamo. Dopo è come essere come di là, eh? Sì, sì. Noi abbiamo sempre il nostro stop qui, eh? Tanto ho già anche chiuso l'operazione, in guadagno. Bene, siamo alle 11, oggi qualcosina si è fatto pure, si è lavorato insieme, naturalmente... Ci stiamo avvicinando sempre più alle feste di Natale. Dopo signori. Le feste di Natale non si lavora, eh? Allora, fammi il calendario. Ma noi magari il 28 si potrebbe anche fare qualcosa. Vediamo il calendario. Vabbè, questa settimana la finiamo dritta. Sì. Dopo c'è il lunedì 21, 22, martedì, mercoledì, beh, forse fino a mercoledì, vediamo un po'. 24 e 25. No, facciamo anche passo anche il 27 è festa, si potrebbe ancora fare il 28, 29 e 30 via, proprio vediamo un po', esatto, 21 e 22, 23, 28, 29 e 30 vediamo un po' e poi se ne riparla piano in maniera così, piano piano, poi piano 6 o 4 anno, dopo ce ne parla quest'anno, esatto, allora, l'operatività proprio quella si fa l'anno prossimo. Adesso bisogna vedere se a Natale vogliono fare crollare un po' il mercato o no. Poi con pochi volumi puoi fare quello che vuoi. Certo. Va bene, ha chiuso, vedete, ha chiuso il nostro, la nostra entrata. Ci ha preso lo stoppino, se mai abbiamo la percezione di andare sul long, noi l'operazione abbiamo chiusa, abbiamo guadagnato, abbiamo preso profitto, casomai si rientra dentro. Qua dentro facciamo un long qua sopra e qua sotto lo short bisogna aspettare. Questo short qui è pericoloso perché siete qua sotto, converrebbe aspettare qua sotto per fare lo short, o almeno che venga la freccia rossa dello short, se no siamo sempre tutti long, a parte l'Italia siamo sempre tutti long, quindi gli americani sono sempre in spinta. Questo probabilmente è dovuto al fatto che hanno deciso di chi sarà il presidente finalmente. Allora, ieri sera vi è capitato di guardare sulla 7 verso mezzanotte che spiegavano Trump un attimo, no? Trumpite. No. E ci sono molti americani che erano preoccupati di Trump, eh? Che lui difatti l'hanno definito anche molto pericoloso, perché è un vendicativo e oltretutto è anche molto cattivo. Sarà così, però comunque lui nei 4 anni ha portato l'America in alto. L'America da paura, da paura. La borsa, ha portato la borsa. No, come la borsa? No, non scherzare, non aveva più disoccupati, o il 3% di azione abbassata la... Vediamo un po' che fa quest'altro, ma Trump verrà rieletto, mi preoccupa. Ma non credo. O è vecchietto, da 4 anni sarà vecchietto anche lui. Non credo, perché se sono riusciti a liberarsi in sto giro qui vedrai che... Ci sta. Non lo vogliono più. Il prossimo giro non lo mettono mica su. Adesso difatti tutti quanti stanno fermi per non perdere posizioni, ma... No, ma Trump dà un fastidio ai poteri forti. Esatto, è quello il problema vero. Trump, quando oggigiorno vai contro ai poteri forti, ti scegliano le gambe prima o poi. Aveva tutti contro, tutti grandi. Aveva solo le masse che erano con lui.
perché tutti gli altri erano tutti contro, guarda i social media, tutti contro, perché lui dà molto fastidio, molto fastidio. No, ma guardate in Italia oggi chi dà fastidio gli sparano addosso tutti i giorni, perché il sistema, porco maledetto, viene pilotato in un certo modo, quindi che sia d'accordo o non d'accordo con i vari Salvini, Meloni, eccetera, eccetera, sono quelli che stavano cercando di gettare un sasso in piccionaia, però danno fastidio e quindi li segano, no? E il popolino, due pecorone, li segue, Salvini maledetto, Meloni maledetto, eccetera, eccetera. E mettono la mascherina anche di notte. No, vedi, per me c'è un discorso che se Trump non avesse fatto queste sparate estreme, che ha rischiato veramente di dividere quello che era l'America. No, ascolta, se non c'era la pandemia, Trump vinceva a mani basse. Appunto, se lui tranquillamente, anziché fare quella, io la chiamo quell'indice di superiorità, si fosse adeguato un attimo e avesse cominciato a coprire, che poi alla fin fine non ha poi, come si dice anche qui da noi, alla fin fine per salvare 60.000 persone ne hai messi in crisi 50 milioni. Allora, sì, Giorgio, guarda che, cioè, diciamo che Trump anche in queste elezioni qui, chi è che sa veramente se sono stati fatti dei brogli o no? Certo che Trump... Vaffanculo. Oggi cos'hai? Tutti degli ice? No, dico che Trump praticamente si è messo in difficoltà quando l'anno scorso ha cominciato con i dazi con la Cina, ha dato fastidio a tutto il sistema. Quindi l'hanno segato così. Quindi c'è poco da dire. Vabbè, signori, sono le 11:03. Mo, anche per oggi. Va bene. Stiamo fermi. Ciao, ragazzi. Vediamo domani. Stessa rete, stesso canale. Ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.